Va bene, raga, riprendiamo l'avventura di Metro Exodus. Stavamo un pochino esplorando la zona e andando un pochino a esplorare tutti quelli che sono un po' i punti di interesse. Come potete vedere, ne abbiamo un po' sparse qua e là. Abbiamo seccato malamente tutti i cattivoni di questo avamposto. Ora possiamo scendere e andare a esplorare questa nave che mi era stata indicata come missione facoltativa. Ok, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa di utile. Guarda, quell'affare non ci cadrà addosso. Allora, qui. Passami la chiave da 16 mm. Va bene. Dove diavolo? Ma dove cazzo è? Ah, cazzo! L'ho lasciata là. Mi sa che devi andare a prenderla, allora. Cosa cazzo è? Allora qua. È andata bene qua sta roba. E qui c'è la pompa. Proviamolo, dai. Sembra anche in buono stato. Sembra anche in buono stato sto fucilazzo. Mentre di qua si scende. E niente, esploriamo un po'. Tanto qua verremo a raccogliere un po' tutto. Allora io ho sempre paura di restare a secco con l'energia. Questo qua mi sembra semplicemente un altro modo per entrare. Nulla di che. Allora, ritorniamo su un attimo. Dirigiamoci. Da questa parte. E a sto punto io direi. Optiamo per il passaggio. Optiamo per il passaggio sopraelevato. Chissà che magari ci dà una buona. Dai, entra, maledizione. Tutto finito. Muovi il culo. Questo è fatto una mezza cazzata. So Frank, ma io qua in modalità difficile un po' tirchio con le munizioni e purtroppo mi devo nascondere. Non ho molte alternative. Ricarichiamo tutto. Abbiamo ancora un po' di coltelli, quindi questi qua possiamo andare a.
C'è qualcuno qua sotto? Eccolo. Volevo riprendermi solo i coltelli, maledizione. Che cavolo hanno fatto a vedermi così? Ok, ho ripreso i miei coltelli. Merda. Ah, che lì ce n'è uno. Proviamo a girare da questa parte. Se solo riuscissi a prenderli. Di qui. Preparati, stronzo! Stasera ci divertiremo un casino! Ma di qua non mi fa passare. Allora, dobbiamo seccare questo. Che cazzo sta succedendo? Ragazzi! Ehi, cosa c'è là vicino alla cassa? Cazzo! No, no, io non scappo. Io non scappo, io vengo a prendere tutte adesso. Ce n'è uno qua sopra. Più qui c'è un ingresso che qui c'è qualcosa di importante in questo ingresso. Come cacchio faccio a salire lì in alto? Qua è bloccato, qua è bloccato. Qua è bloccato. Proviamo a entrare allora lì dentro, dentro quell'edificio. Qua non mi fa entrare. Merda! Puttana vacca, ragazzi. Porca vacca, mi hanno beccato una volta, oh. Una volta mi hanno beccato. Ah, quella strada là sopra non è fattibile. Eccoli, guardate dove sono, sono là dentro. Qui, secondo me, dobbiamo trovare il modo di salire.
Merda. Arma inceppata. Vediamo se riesco a trovare il modo di... Perché sotto mi uccidono. Sotto mi stendono. Su di qua però non è possibile passare, mi sa. O forse sì. No, su di qui non è possibile. Vediamo se c'è... Se c'è una strada che conduce là sotto, dove ci sono quei cadaveri appesi. Ah no, qua usciamo. Aspetta, no. Voglio rientrare. Voglio rientrare. Allora, no, però là sotto non c'era nessuna strada. Niente, le uniche vie sono queste qui, probabilmente. Dobbiamo passare da sotto. Non c'è alternativa. Anche perché buttarsi giù io non vedo alcuna strada. Proviamo, proviamo un altro qua, raga. Merda. Sì, vabbè, non è fattibile come cosa. Come fa questo a sapere dove sono, porca vacca? Come cavolo fa? Poi ultra corazzato sto tizio, ma come lo stendi questo? Certo. Allora, questi qua li stendiamo. Che fa? Mi lancia una granata. Cazzo, ce ne andiamo per casa, siamo ancora in tempo! Vedo il bastardo, vicino al pilastro! Era vicino al pilastro! Ehi, qui, mi ci gioco i denti! Ce n'è un altro lì. Che non si riesce a raggiungere sta roba in alto, cioè non c'è una strada alternativa. Lì c'è una fune per tornare indietro.
qua non si apre. Il problema è eliminare il corazzato. Ah, guarda la stendere qua. Merda. Ecco così, eh. Sì, vabbè, raga, ma è impossibile. Cioè, è impossibile. Ma come si fa? Cioè, questo non muore. Cacchio devo fare? Gli ho sparato 5 colpi di fucile a pompa in faccia. Com'è possibile che non riesco a fargli niente? E poi non ci sono vie per aggirarle, per aggirarlo. Boh, mi sembra una roba assurda. Mi sembra una roba assurda. Gli altri li faccio un one shot. Meglio di così. Cioè, non muore. Non c'è niente da fare. Cioè. Dei medikit mi ha dato. Questa è una cosa positiva. Raccogliamo tutto e io scapperei. Cioè, evitiamo, quello evitiamo, raga. Cioè, è un Terminator sto tizio. Mica è normale come cosa. Qua c'è una leva. E quello lo lascio. Possibile. Ah, mi ha sparato attraverso la ringhiera. No, non è possibile. Non è fattibile. Qua dice, vai per fuori la corazza con le armi più potenti.
cazzo, raga. Aiuto. Mamma mia, sei ritosto a morire, oh. Tutto sto casino per recuperare 7 proiettili da sto stronzo. Ok, vediamo sto coso che dice. Nuovo appunto. Schiavi robusti. Cane da guardia. Schiavo che può leggere, contare e fare i conti. Va bene, questi qua li avevamo già liberati in realtà. Possiamo rifarlo. E craftiamo tutto quanto. Adesso succede qualcosa di diverso, ma... Niente, ho liberato gli schiavi, magari avrà qualche effetto sul gioco, forse. Ah, mi fa prendere questa roba. E qui praticamente si torna indietro. Va bene, dai. Allora io direi che craftiamo tutto e proseguiamo alla prossima area. Ok, dai, questo qui è fatto. Tutto questo ci rimanda all'uscita, ok? Ok, ci rimanda qua che c'era il cartello uscita. Perfetto. Questo ci rimanda. Dovrei potermi agganciare. Ci rimanda qui e ci permette di ritornare alla base. Cioè alla base, all'avamposto. Allora, vediamo un attimo. Che idea ti sei fatto? Penserai che siamo dei tiranni, delle bestie. È arrivato l'eroe, vero? Che libererai oppressi con quel dannone. Ma non sei no, ma no. Perché non mi... Toglimi il visore. So che lo capisci. Non c'è altro modo. L'uomo è una bestia. Una bestia! Se lo lasci libero... Ok, qua sulla destra. Allora, vediamo. Dirigiamoci qua. Non si vede... Ma perché, raga? Mi cambia la postazione. Questa qua è l'altra strada. Allora, vediamo un attimo, scendi un attimo, perché qua da sto furgone non si capisce niente. L'edificio è quello là. Allora, io direi che... allora, facciamo un'esplorazione. Col cannocchiale, però. Qui c'è un aggancio. Non riesco a capire se abbiamo della gente qui.
però finché notte abbiamo un vantaggio tattico non indifferente. Cos'è sta roba? Mamma mia, che è sta roba? C'è l'uccellaccio mutante di merda. Questo qua, raga, io lo sistemerei ora. Secondo me ci togliamo una bella scocciatura. Abbiamo compagnia. Ma perché sono così forti? No, raga, ho sbagliato tutto. Un attimo. Carichiamo tutto. Perché io qua sono entrato da qua e qua arrivano le jeep. Non va bene. Cioè, non va affatto bene. Dobbiamo prima perlustrare la zona di sopra. E poi qui non ci voglio neanche venire. Perché spreco solo proiettili. Poi sono nella merda più totale. Noi da qua, facciamo una bella cosa. Un po' di roba l'abbiamo recuperata. Noi da qua ce ne torniamo indietro. E andiamo a esplorare quella zona che c'era. Secondo me qui qualche mostrino che dorme, vedete già. Vediamo. Qualche mostrino che dorme, lo eliminiamo e evitiamo di. Ed evitiamo di averceli tutti. Tutti in massa. Già con i coltelli abbiamo risparmiato un botto di proiettili. Mi fa salire. Eccolo. Ne abbiamo un altro. Di qua.
Di qua si esce. Lì abbiamo un altro uccellaccio maledetto. E Mario. Sto stronzo che... Sto stronzo che è arrivato così. Ci ha un po' scombussolato i piani. C'è qualcosa, non dovrebbe crollare niente. E l'unico modo questo per dare un senso all'esplorazione, non sprecare proiettile. Qua si sale, eh? Qua si sale. Allora, comunque questo gioco è, secondo me, forse così è un po' eccessivo come difficoltà, però più o meno è stato pensato per essere giocato, secondo me, per essere giocato in questo modo, non per andare in giro a sparare. Aia, ah, ma visto. Fanculo, ho sprecato tutto. No, spreco troppi colpi con quest'arma qua. Coltello. Vediamo se arriva. Io non ho capito comunque se mi hanno visto. Usti. Merda. Non è andata benissimo. Là c'è qualcosa ancora. Sì, ma non muoiono, raga, ma 10 colpi per ucciderne uno.
Non mi dà niente. Va bene. Qua non c'è niente. E diventa survival così, ed è figo. Cioè diventa un survival, il mio che trova sti livelli di difficoltà. Devo dire la verità che così mi piace parecchio. Piuttosto che andare in giro, sparare tutto a caso, secondo me non avrebbe avuto senso. Anche perché come sistema di shooting è poco dinamico e... Boh, nel senso che non ha un gran... Cioè, secondo me ha giocato in stile COD, ad esempio, non ha un gran sistema di shooting. Cos'è sta roba? Potenziamento per equipaggiamento. Trova un codice per installarlo. Vediamo. Vediamo cos'è sta roba. Amplificatore visione notturna. Questo sistema appartiene all'ultima generazione. Ok. Proviamo. Riposo per cambiare l'ora del giorno e recuperare l'energia. Mentre da qui... Io ho visto una fune, eccola qua. È quella che ci permette di scendere. Allora, io direi che sì, riposiamo. Questo cos'è? Mizzica. Allora, sì, direi che ci teniamo questo. E che ci facciamo una dormitina. Così recuperiamo l'energia. Vediamo anche un po' di giorno che succede. E quasi quasi direi che ci salutiamo anche qua, raga. Ci vediamo al prossimo video. Probabilmente andremo avanti con una missione principale. Come sempre, vi invito a supportare il canale con un mi piace e un'iscrizione. Ci vediamo alla prossima. Ciao.